Buongiorno a tutti, oggi continuiamo con la nostra serie di interviste per il canale YouTube di Equilibrio Instabile. Oggi siamo con un giovane disegnatore, ma già fermato, Grazie per il giovane. Mattia Suros. Grazie per la tua disponibilità. Sì, grazie, grazie a voi dell'intervista. Allora, tra le tue tante collaborazioni, allora dal 2015 sei disegnatore per Topolino, per Panini Sì. Comics. Inoltre collabori con la Sergio Bonelli editore Sì. e sei docente alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Sì. Ecco, Siamo a Torino. siamo a Siamo Torino, a casa mia. ho detto tutto corretto. Sì, hai detto tutto giusto. Volevo sapere, una domanda così banale, com'è la giornata tipo di lavoro di un disegnatore? Perché abbiamo questa curiosità. Io lavoro in casa, lavoro qui, Ecco. lavoro di là. E la mia giornata tipo è fatta di un esercizio costante di autodisciplina perché lavorando in casa c'è il rischio di distrarsi ogni 5 minuti e la lavatrice, questo, quell'altro. E quindi io mi sveglio presto, ho iniziato da qualche anno a svegliarmi molto presto, intorno alle 7:30 sono già davanti alla Sinti, che la mia giornata tipo è quella, io mi sveglio, mi metto là, dopo un caffè, mangio velocemente qualcosa a pranzo, giusto per così Sì, certo. scandire la giornata, mi ci risiedo finché appunto non è ora di cena di nuovo e a volte lavoro anche un po' oltre. Diciamo che passo la giornata seduto a disegnare, la mia giornata tipo quando non sono a scuola è questa, stare in un angolo con Comunque la... sono tante Tanti, io sto come lavorando diciamo. tanto, cioè io di media meno di 10 ore al giorno è raro che disegni, quando sono a casa le supero abbondantemente a volte. E volevo chiederti ancora una cosa riguardo il tuo lavoro. Quant'è lo spazio per i giovani nel tuo settore, ecco, lavorativo? C'è spazio Guarda, tu per le. prima mi hai definito giovane, devo dirti che in Italia in effetti tutti parlano di giovinezza sul lavoro fino ai 50, cioè quando Sì, più incontri il o 40 meno ti sì, dicono è è giovane, 40, vero. cosa che all'estero succede meno. E nel campo dei fumetti questa cosa in realtà non funziona secondo me Sì. quanto in altri ambiti, nel senso che io vedo pubblicare tantissima gente che ha 10 anni meno di me o Ah, anche pensa. meno. Lo spazio io credo che... Adesso anche grazie alla rete, voglio dire, ma Sì. non solo, la proposta di quello che viene Sì. prodotto nel campo dei fumetti, rimaniamo in Italia, è più grande di quanto non credo lo sia mai stata. Quindi io credo che spazio ce ne sia, bisogna capire quale occupare, nel senso che secondo Sì, me trovare il proprio moltissimi, spazio. sì, moltissimi esordienti, moltissimi aspiranti fumettisti, secondo me non hanno idea del mercato, non lo conoscono. Io lo vedo a scuola quando dico questo è un lavoro adatto più a Bao, questo più a Tumè, questo più a Coconino, questo più a... E la maggior parte della gente non riconosce neanche le linee editoriali delle case editrici. Quindi, secondo me, il problema non è tanto Sì. che non ci sia spazio, il problema è non capire il proprio linguaggio Sì, dove conoscere il può settore è la cosa. interessare, ecco, perché se io vado con un lavoro horror, non so, una casa editrice che pubblica cose per bambini, è chiaro che mi rimbalzeranno. E poi trovo che ci siamo, questo è un po' fuori, però lo Sì. dico, sempre basandomi anche sulla mia esperienza a scuola, quando vedo tutti questi giovani aspiranti, miei colleghi, c'è moltissima omologazione, moltissima, che mi terrorizza, perché il fumetto è un media che però ha possibilità infinite, perché... Voglio dire, si va dal manga a Persepolis, si va da Calcare a Gipi, insomma, Sì, è molto vario ed sì, eterogeneo come sarebbe bello che mondo. ognuno si preoccupasse forse più delle proprie storie che non di infilarsi in qualche filone o in qualche... Crearselo magari con le Sì, io proprie, col proprio gusto anche. credo che negli ultimi anni tutti quelli che hanno avuto successo in realtà abbiano fatto semplicemente questo, abbiano fatto fumetti con la loro voce. E invece volevo sapere, vabbè, io come tanti di noi da bambino leggevo Topolino, volevo sapere, tu diciamo dalle ex lettore, vedere poi, anche lettore Sì, no, odierno, ma ex no, io continuo a leggerlo. lettore da bambino, Sì. poi vedere un proprio disegno, i propri disegni pubblicati su Topolino, che emozione ti ha dato? Io, questa cosa mi Devo incuriosiva. dire che io ho aspettato un po' prima di vedere una mia storia su Topolino. La mia prima storia Disney è stata pubblicata su Paperino Mese, che è uno dei mensili, diciamo, Sì. satellite. E già lì...
Io ho avuto un colpo, anche se non era il topolino, il giornalino, il settimanale, diciamo, quello storico che tutti conoscono. Mi era venuto un colpo, ma più ancora leggere il mio nome in calce sotto la storia, perché era una cosa che io sulla quale io fantasticavo sin da quando davvero ero piccolo. Io mi facevo i miei fumetti da piccolo e scrivevo testi di disegni di come vedevo fare sul topolino. Quindi non so, io non sono neanche sicuro di averlo mai realizzato del tutto, sì, perché sì, si erano sovrapposti i piani tra il sogno e il fatto del fatto che adesso quello fosse il mio lavoro. Diciamo di sì, dico anche questo, mi sarebbe piaciuto vederlo sotto delle storie disegnate meglio. Il problema è che iniziare in Disney è complicatissimo, cioè, e che bisogna accettare il fatto che all'inizio quello era il massimo che potessi dare. Ecco. E invece poi volevo invece poi cambiare leggermente argomento, diciamo, passare per l'attualità. Il computer e internet hanno un peso sempre maggiore nella vita di tutti noi. Qual è lo stato di salute invece del fumetto, diciamo, di questo tipo di svago, ecco, diciamo così, soprattutto nelle giovani generazioni, diciamo, secondo te, visto dal disegnatore, dal tuo ruolo? Sì, ecco. Io credo ci sia un problema che non riguarda semplicemente la questione del fumetto, ma sia più ampio, cioè il fumetto è lettura, no? Soprattutto in Italia si legge poco in generale, no? Tu guarda, noi stiamo seduti, per chi non lo sapesse, davanti a una parete che è un'enorme libreria dove ci sono centinaia di fumetti accatastati più o meno in disordine. E io sono sempre stato uno che ha letto tanto e direi che si vede. Non solo fumetti, ma soprattutto fumetti. Sono sempre stato appassionato della lettura. Per me era un piacere, lo è ancora. Adesso leggo anche per lavoro, ma leggo soprattutto perché mi piace. Non c'è un treno che io prendo, un aereo che io prendo senza leggere. Però sono abbastanza raro, nel senso che non è un'abitudine comune leggere, non tutti leggono, appunto perché è molto più facile adesso intrattenersi in altre maniere. Fare questo discorso sembra un po' da vecchi, come dire, sai, i videogiochi, il tablet, questo e quell'altro non vanno bene, ma va bene tutto, ci mancherebbe. Io passo ore e ore davanti a Netflix, eccetera, eccetera. Però leggo anche, diciamo che secondo me dipende da... è una questione di educazione. Dalla nostra generazione, no, quella diciamo che ha avuto il primo impatto grosso sulla digitalizzazione, abbiamo smesso di leggere ancora meno di quanto si leggesse prima. Quindi se tu adesso guardi i bambini abituati alla lettura sono molti meno di quanto fossimo noi nella nostra generazione. E la responsabilità ovviamente dei genitori. Perché poi i genitori dicono, ma preferisci il tablet. No, diciamo che il tablet è passivo, è comodo, glielo dai e via. La lettura prevede uno sforzo, prevede una gestione, quindi quanto tempo... Sì, una spiegazione, magari. Sì, sì, sì. Però è bellissimo leggere, quindi mi piacerebbe che i genitori facessero leggere di più i bambini. Proprio perché se non crei una nuova generazione di lettori arriveremo a un certo punto dove la gente sarà ancora meno abituata a leggere rispetto adesso. Sì, sì. Come si già un po' sta cadendo. Sì, sarebbe bello dire, si può leggere anche su supporti non cartacei, a me piace la carta, ma... è un feticcio ormai, possedere... Già solo l'odore della carta è una cosa particolare. Ecco, voglio dire, tutti i fumetti che ormai si fanno, se non quasi tutti, sì, ma direi tutti, è possibile leggerli anche su supporti digitali. Sì, quindi certo, quando usciranno delle mie cose o quelle cose che sono uscite, uno, voglio dire, non vuole riempirsi la casa di carta, non vuole spendere 20 euro per un albo, però può scaricare. C'è anche quella possibilità. Quindi mi piacerebbe, ecco, piuttosto che succedesse questo, che la gente ricominciasse a leggere, magari anche su altri formati. Su altri supporti, ma che la lettura ci sia, ecco. Che sì, sia una sì, parte... sì, perché soprattutto poi i fumetti. Io, insomma, mi accorgo che facendo fumetti parlo spessissimo del mio lavoro, ma è qualcosa di cui la maggior parte della gente non sa nulla. No, certo. Ci sono quelli a lavori per topolino, davvero pensavo facesse il computer, lo fanno ancora, ci sono tutta una serie di pregiudizi che sembrano ormai lontanissimi nel tempo, che sopravvivono. Soprattutto per quella roba là è vero che ormai il fumetto non ha più bisogno di essere sdoganato da niente, tantomeno da me,
però c'è gente che non ha mai letto un fumetto. A me sembra una cosa stranissima, perché per me corrisponde a non aver mai visto un film. No, un... certo, sia una cosa proprio non lo so. Fuori dal mondo. Sì, ecco, diciamo così. Sarebbe bello che ecco, la gente si rendesse conto che può leggere un fumetto qualunque, perché i fumetti sono appunto un fumetto media e ci sono storie che di tutti i generi, di tutti i tipi, per tutte le età, per tutti i gusti, quindi insomma. Visto che siamo poi... io ho ancora il guanto del lavoro adesso. No, ma... vabbè, così abbiamo visto. Ti abbiamo un po' interrotto sul lavoro. Invece, per concludere, visto che parliamo di futuro, volevo chiederti: c'è ancora un lavoro in cui non ti sei cimentato, ma ti piacerebbe iniziare magari a lavorare, che te lo proponessero, così per chiudere la nostra chiacchierata? Che cosa ti piacerebbe in poche parole fare? Una cosa che ti piacerebbe fare? In realtà, ti rispondo con una specie di spoiler, nel senso che. Mi sta succedendo in questi giorni, okay. Nel senso che io non avevo mai fatto un fumetto tutto mio, o meglio, io scrivo, ho sempre scritto, ho scritto e buttato fondamentalmente, scritto e abbandonato, e in questi giorni, vabbè adesso non dico di più perché però in questi giorni sono partito in quinta, non riesco a fermarmi, infatti sto facendo fatica a finire un lavoro che devo finire perché quello mi sta tirando tantissimo dall'altra parte. Sto scrivendo un fumetto tutto mio, un albo tutto mio che disegnerò io, che colorerò io, faccio tutto da solo, me la canto, me la suono. Quindi la cosa che non ho mai fatto e che vorrei fare è sicuramente quello, è lo stai mettendo in misurarmi parte. Come autore completo, perché ho pubblicato qualche storia breve, ma è molto diverso una storia di ampio respiro rispetto a... E quindi sto facendo... È una bella cosa. Quindi quello che non ho mai fatto e che volevo fare lo sto facendo. Noi ti ringraziamo per le cose interessanti che ci hai detto e soprattutto per la tua disponibilità, perché non è così scontata. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima intervista.